Ringrazio tutti questi interventi perché hanno assecondato il desiderio di imparare Milano, di cui ho tanto bisogno, e quindi il mio desiderio di ascolto, perciò non sento il bisogno di aggiungere molte cose. Voglio però riprendere la bella provocazione sull'irrequietezza di Milano. L'Oasi per sua natura è un crocevia, come Milano, la terra di mezzo, è un crocevia, è il luogo permanente del passaggio dell'altro. C'è l'altro che arriva, passa, va oltre, c'è l'altro che arriva e si ferma, domanda spazio, quindi non esiste opposizione tra l'idea di Oasi e l'idea di irrequietezza, si tratta solo di coniugarla bene. Ovviamente sarebbe semplicemente folle se noi pensassimo all'Oasi come il luogo in cui tirarsi fuori dal reale, a parte che è impossibile, ma il danno succede quando uno, come dire, senza prenderne consapevolezza lo fa. Invece, appunto, come dice l'etimo della parola della nostra città, Milano è allo scoperto, è per sua natura questa terra di mezzo allo scoperto, no? E quindi che sia crocevia inevitabile. Crocevia vuol dire alterità, vuol dire l'altro, e la forma più acuta dell'altro è la differenza. Non la diversità, perché la diversità si può ancora comporre, ma la differenza è invalicabile. Allora il punto è come distinguere la diversità dalla differenza e come rendere ciò che è tipico e proprio della differenza una potente ricchezza. E noi cristiani abbiamo una grande strada, si chiama Trinità. Il pensiero della differenza è entrato in Occidente per pensare la Trinità. Certo, aveva cominciato Aristotele e gli altri, ma qui è arrivato così, no? E la Trinità, come dice San Tommaso, è il luogo della massima differenza possibile. Tutte le differenze che esistono stanno dentro questa differenza originaria, e questa differenza esalta l'unità e non la spacca. Quindi non abbiamo quindi nessun timore, e la parola inquietum è la grande parola agostiniana che dice il senso del cammino di ogni esistenza. Chi è l'uomo che non si porta dentro tutto questo? È un uomo infelice, è un uomo già morto prima, anzitempo, no? Quindi, ma adesso queste sono appunto reazioni molto frammentarie, rozze e che non toccano, come dire, il cuore dei tanti aspetti che sono emersi. E quindi, quello che si cercava questa sera era un dialogo profondo. E vi ringrazio perché lo è stato da parte di chi ha avuto la bontà di prepararsi per aiutarmi, da parte di chi è intervenuto, da parte di chi ha ascoltato, perché ciò che manca molto, secondo me, nella nostra società è una capacità di lasciarsi fecondare dall'ascolto, non ascoltare per modo di ascoltare, ma ascoltare sul serio. E quindi la gratitudine è per questo dialogo che, come diceva Buber in una delle sue importanti opere, proprio sul principio del dialogo, è sempre uno scambio profondo con la realtà inafferrabile. Se il parlare con l'altro non inoltra nel mistero, il dialogo non è dialogo, è un parlarsi addosso, è un usare l'altro come specchio, è un prendere a pretesto l'altro per dire solo la propria. Ecco, allora io di questo tempo che avete avuto la bontà di dedicarmi vi sono veramente grato, e spero che
questa vostra iniziativa nei miei confronti, nei nostri confronti, continui secondo tutte le modalità espressive di cui oggi abbiamo abbondante ricchezza. Grazie. Abbiamo rispettato l'orario. Dopo